Bene, potrebbe essere questo il momento di una ultima riflessione critica sul testo, anche di un intervento semplicemente da parte di chiunque lo desiderasse. Sarebbe un contributo importante, anche una richiesta magari di chiarimento su eventuali enigmi che siano tuttora presenti. Non so, potrei chiamare il presidente della Proloco di Ricordo, Giovanni Bianco, qualora lo desiderasse. Prego. Intanto vi ringrazio per l'invito. Saluto il sindaco, il professore Franzese, saluto l'autore, saluto la regista di Stefanaconi per questo splendido evento che avete organizzato sulla scorta di una ricerca portata avanti per un biennio dall'amico Battista Bartolotta. Mi sforzo a chiamarlo Battista perché solitamente per lapsus freudiano lo chiamo Tiri. Quindi, io non ho avuto ancora modo di leggere questo testo, però dagli interventi che ci sono stati ha fatto bene Battista a togliere dagli scaffali della storia di Stefanaconi, della provincia di Vibo Valentia, questo spaccato di questa famiglia che vede in Ettore Stilon un medico che era pediatra, era geriatra, era internista, era tutto. Erano i medici che dentisti, erano i medici che comunque diventavano anche consiglieri delle famiglie, perché vivevano quel momento proprio sociale con la famiglia stessa, non solo sotto l'aspetto medico. Ed ecco perché è importante riprendere quelle che sono le radici di una storia di un paese, perché di questo ci dobbiamo cibare, soprattutto le amministrazioni come questa guidata dal professore Franzè, che riprende in maniera splendida il momento della cultura, ci dobbiamo cibare di queste cose e portare avanti la nostra civiltà come era prima nel momento del progresso che viviamo tecnologico di oggi. Quindi una riflessione più attenta sul contenuto del testo non lo posso fare se non applaudire appunto a questo excursus che è fatto dal 1700 arriva fino a casa dei giorni nostri, 1903, mi pare di capire, non vorrei 1960, ecco, quindi importantissimo. Perché? Perché, ripeto, è utile alla conoscenza non solo degli anziani che si riflettono in questo testo, ma soprattutto per i giovani che vanno a crescere e che hanno ancora la necessità di sentirsi cittadini di Stefanaconi come cittadini della provincia di Vibo Valentia, splendida provincia, splendida cittadinanza, nel ricordo della storia positiva delle nostre civiltà di Pollena e di Monteleone. Grazie. Grazie per tutto. Una parte molto importante, una mano che mi ha dato, una grossa mano, è stato Fortunato Cuglieri, che ha scritto anche una presentazione del libro che ha già visto, quindi lo chiederei due parole. Grazie. C'è il suo libro anche una sua presentazione, perché all'epoca era Presidente del Consiglio, e quindi ha letto l'opera. Grazie. Grazie e buonasera a tutti. Diciamo che l'opera l'ho letta così, ancora non. Ancora in fase embrionale. Io sono contento, sono orgoglioso che siamo arrivati a questa serata, non per altro perché conosco Battista da molti anni, abbiamo iniziato un'attività insieme nella Proloco nel lontano 94. Poi per una serie di vicissitudini ci siamo persi e ci siamo ritrovati con esperienze diverse alle spalle nel portale Francia. Io dico Battista che dobbiamo essere contenti sicuramente di essere arrivati a questo appuntamento. Dico che non è facile sempre trovare un'amministrazione che è sensibile a questo genere di cose, perché dico sempre che la cultura non purtroppo si pensa che non paga. È un discorso che ci riempiamo la bocca molte volte di cultura, però poi in termini pratici si fa molto poco, si investe
si investe molto poco. Quando si dice ad una comunità che si spende, non lo so, 2, 3, 4 mila euro per un libro, si pensa all'amministrazione perdere soldi. Io penso che non è così. Sul libro avete parlato un pochino tutto, avete parlato del valore dell'opera. Io penso che sarà un'opera che avrà successo perché ha ripercorso dei tratti storici della nostra comunità, attraverso la famiglia Sim, perché lo diceva il professore Antonio Tripoli, attraverso le famiglie c'è la storia di ogni comunità. Io non, come dire, l'intervento non era programmato, non era. Io mi ha fatto piacere contribuire in modo, come dire, in modo operativo al libro, alla pubblicazione del libro, ma sicuramente anche senza me avresti trovato un'amministrazione comunale, un assessore alla cultura, una giunta che avrebbe spostato per intero il progetto. C'è l'amministrazione, il sindaco che viene dal mondo della scuola, lo conosciamo tutti, e penso che persona più sensibile di lui su queste tematiche ce ne sono veramente poche. Quindi io veramente grazie a te per l'opera. Chiediamo, l'amministrazione vorrà sposare progetti culturali di questo tipo. Sicuramente una volta si diceva dalla penna, ma adesso si deve dire dalla tastiera, usciranno fuori altre opere. L'amministrazione comunale sarà contenta di sposare i tuoi progetti, come i progetti di ogni cittadino che vuole un attimino sposare e avventurarsi in questi progetti. Grazie ancora, in bocca al lupo per tutto.